Eccoci allora con il terzo episodio della carriera dell'allenatore con il Palermo. Prima di cominciare, se siete nuovi, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un like. Vi ricordo anche di scaricare l'applicazione di Numero 10 se volete supportarmi, troverete il link nel primo commento di questo video. Lì troverete i miei contenuti a tema calcistico, oltre a migliaia di notizie per quanto riguarda il mondo del calcio, quindi vi invito a scaricarla. Ovviamente se la scaricate dal mio link mi supportate, quindi ripagate un po' il mio tempo che impiego a registrare carriere e tutto il resto. Detto questo, nello scorso episodio siamo andati a fare tutto il mese di settembre, e è stato un mese abbastanza complicato. Abbiamo vinto due partite, in sostanza ne abbiamo persa una e ne abbiamo pareggiate tre, di cui una 4-4 con il Pisa. Siamo lasciati nello scorso episodio con la sconfitta 3-1 contro il Frosinone, simulando, roba orribile davvero. Oggi spero di non dover bestemmiare come nello scorso video, però lo dico già adesso, potrebbe succedere, quindi se siete sensibili io le censuro, però se siete sensibili insomma lo sapete. Oggi ci guardiamo tutto il mese di ottobre, come dicevo prima, probabilmente simuleremo una partita, forse due se andremo anche nel mese di novembre, vediamo come mi prende. Come dicevo nel primo episodio, visto che ci sono avanzati dei soldi, abbiamo 8 milioni, voglio investire un po' nel vivaio e ho deciso di comprare questo osservatore Horvat da 3 milioni e 2 in modo da mandarlo a cercare talenti un po' in Europa. Inizieremo chiaramente dall'Italia, visto che siamo qua, mettiamolo 6 mesi qualsiasi, non voglio cercare un giocatore specifico, ma spero mi trovi un po' di giocatori interessanti. Ci siamo lasciati praticamente con la nona posizione in classifica, subiamo troppi gol, a volte abbiamo fatto fatica anche a farne. Io spero vivamente che ci riprenderemo. L'obiettivo è quello di puntare il primo posto, dove attualmente c'è il Como con 7 vittorie su 7, quindi è abbastanza complicato, ma noi ci proveremo fino all'ultimo. E proprio adesso andiamo a giocarci la partita contro il Como, partita chiaramente difficilissima. Berg, per non farci mancare nulla, è stato convocato in nazionale come al solito, quindi dobbiamo cambiare qualcosa, devo mettere un CDC, quindi ci schieriamo con la nuova formazione contro il Como. Palotelli è sceso di uno di overall, purtroppo sono costretto a mettere Gomez che non mi piace, però Berg è stato convocato e preferisco lui rispetto credo a Segre, poi vediamo nel secondo tempo eventualmente. Non faccio pronostici, è tornato Jureskin per fortuna, non voglio fare pronostici e andiamo in campo e teniamoci forti. Balotelli fino ad ora ha fatto abbastanza bene perché ha fatto 5 gol, il problema è che ne ha sbagliati anche tanti, non so come mai. Vabbè, in ogni caso inizia la partita, siamo noi in possesso di palla, vediamo per favore di portare a casa i 3 punti. Non me ne frega un cazzo se il Como è primo e noi siamo noni, noi dobbiamo vincere perché dobbiamo puntare al primo posto. Ecco Benali, ci sarebbe Balotelli libero, l'ha visto Benali, si gira subito Balotelli, centrale però. Tramoni, zona centrale, palla per Balotelli, sponda di nuovo per Tramoni, palla fuori. Benali, gran palla dentro verso Balotelli, para il portiere. Ma perché? Calcio d'angolo, Ciciretti al centro, di nuovo su Cistana che stavolta non può arrivare. C'è Tramoni che si appoggia intelligentemente a Saric, che serve Cistana poi. Allora Zanotti, io ci provo da fuori, bello il tiro però è un po' facile per il portiere. Ancora Ciciretti, va lui a battere, palla su Cistana che si gira, palla fuori. Ottimo primo tempo ragazzi, è finito ora ma abbiamo giocato davvero bene, abbiamo rischiato un pochino, ma ci sta, loro sono primi, stiamo facendo bene. Palotelli al limite dopo una grande azione, la spara in curva. Mario, che cazzo fai? Ma perché? Non ci sono però movimenti, Palotelli è costretto a tornare indietro a Gomez, che serve poi Benali. Bella la palla dentro, Tramoni col mancino, la spara in curva. Molto bene questa azione, Palotelli in aria, murato. Basta, doppio cambio, fuori Saric, dentro Novak e fuori Tramoni, ottima partita, dentro Braff, vediamo se la sblocca lui. Il problema è che Ciciretti è solo, deve puntare praticamente il fondo, si ferma Ciciretti, palla dentro, Balo, para il portiere, ancora Balo, no ragazzi, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Palla per noi, ribattuta, finisce qua la partita, 0-0. Abbiamo giocato meglio noi, abbiamo tirato di più noi, abbiamo fatto tutto noi, ma pareggiamo. Quindi questa è la dimostrazione che noi possiamo arrivare primi perché siamo al pari di questa squadra che adesso è prima. Però ragazzi dobbiamo far più gol e in difesa in realtà oggi abbiamo fatto bene, però dobbiamo segnare, è troppo importante. Cittadella Palermo, Cittadella squadra abbastanza maledetta. Chiaramente su FIFA, non nella realtà, poverini. Però tutte le volte ci mette in difficoltà. Noi ci schieriamo praticamente con la stessa formazione della scorsa partita. L'unica differenza è Berg, che è tornato alla nazionale. Grazie di degnarci della tua presenza. Basta così, andiamo in campo per Cittadella Palermo. 3 punti ragazzi obbligatori, è iniziata la partita. Siamo noi con il pallone, anche se c'è la pioggia. Io non riesco a giocare quando piove su FIFA, ma vabbè, proviamoci. Palla per Benali, centralmente. Benali col mancino, para il portiere. Buona la palla per Balo. Palotelli per Benali. Benali dentro di nuovo verso Mario Balotelli col mancino, 1-0 per noi. Finalmente è tornato al gol Balotelli dopo che si è fermato praticamente. Sesto gol in Serie B e finalmente riusciamo a fare un gol davanti alla porta, grazie. Provo con Mario, che botta, para il portiere. Grande palla di Balotelli che vede Ciciretti.
Numero di Ciciretti, si libera e calcia 2-0 per noi, ha segnato Amato Ciciretti, ma la palla di Balotelli è un qualcosa di meraviglioso. Come al solito il gol parte da Jureskin, che si prende il pallone e parte, dopodiché palla per Balotelli dopo aver servito Benali. Balotelli allarga su Ciciretti, che si infila praticamente in area, dopo una finta la mette dentro. Stiamo giocando da Dio. Finisce il primo tempo, stiamo vincendo noi 2-0, anche se siamo in trasferta. Dobbiamo assolutamente continuare così. Devo togliere Balotelli purtroppo perché è un po' stanco. Attenzione al Cittadella, gran botta, Pinzolio para. Attenzione al tiro, passa al Cittadella. Accorciano con vita. Voglio rivedere Pinzolio perché non ho capito. Allora, qua c'è Antonucci che prende palla, la dà in mezzo e va bene. Qua mi muovo male, Pinzolio si scansa ragazzi. Cioè si è scansato. Gli è passato accanto. Ma infatti c'è un ragazzo nello scorso video che saluto. Mi ha appunto detto che Pinzolio secondo lui è un portiere abbastanza scrauso. E io gli ho risposto, gli ho detto vabbè, lo valuteremo nel corso del tempo. Poi mi ha dato anche dei consigli molto importanti sul modulo. Però per ora mi sto trovando con questo, vediamo. In ogni caso se Pinzolio dovesse continuare a far schifo, a gennaio ci può salutare agevolmente. Visto che poi non l'abbiamo nemmeno pagato. Però ecco, questo era un tiro quantomeno da respingere, secondo me. Ancora vita sulla sinistra, palla al centro, colpo di testa, Pinzolio. Stiamo rischiando dietro. Buono il rinvio di Pinzolio su Tramoni, che allora può puntare praticamente il fondo. È partito Tramoni, ci sarebbe Benali in mezzo. Tramoni va da solo, si guadagna il calcio d'angolo. Va Ciciretti in mezzo su Cistana, chiuso. Brunori con la testa. Madonna, sulla linea, sulla linea. Allora c'è Berg che perde palla su un ottimo intervento del giocatore avversario. Arriva Benali a dar fastidio. Passato Jureskin, palla per lui, palla al centro, praticamente un tiro in porta. Due di recupero, abbiamo un uomo in più, vediamo di non far cazzate, ne ho già vista una. Eccola qua, sta avanzando sulla destra. Palla al centro. Palla al centro. Pinzolio, palo. Oddio, vai via. È finita, vinciamo 2-1 in trasferta. Mamma mia, il palo così all'ultimo, ragazzi, non ci voleva perché ho saltato 7 battiti, sto per morire. Palermo Spal, partita secondo me difficile perché loro si difendono a 5 e noi siamo sempre andati in difficoltà con le difese di questo tipo. L'unica volta che ci è andata bene è quando un giocatore avversario si fece espellere, non ricordo chi, e in quel caso, diciamo, abbiamo fatto gol abbastanza agevolmente, se no di solito è un po' complicato. Ma vabbè, ci proviamo lo stesso. Stessa formazione della scorsa partita, andiamo quindi in campo per Palermo Spal. Inizia la partita con... siamo noi in possesso di palla. Dai ragazzi, andiamo a vincere anche questa, così risaliamo in classifica. Intanto parte Jureskin. Balotelli. Dentro Jureskin è passato, para il portiere. Ramoni, dietro per Benali. È sceso Balotelli. Ciciretti, Mancino, Murato, Balo, non ci arriva. Beh, siamo partiti abbastanza cattivi, mi piace. Si fanno avanti però subito loro, palla dentro, poi fuori dall'area. Palla in mezzo, non riusciamo a chiudere, siamo rincoglioniti. Palla al centro, si gira benissimo l'attaccante, Pinzolio qua è attento, meno male. Palla in mezzo, mettiamo fuori noi, Benali fa un gran controllo e poteva servire Tramoni, ma non ce l'ha fatta. Io raga ora stecco qualcuno, tipo lui qui. Oh, e c'è il gol della Spal. 14esimo, subiamo gol... Non siamo riusciti a fermarlo, maestro, un carro armato praticamente. Va bene, non disuniamoci, ce la possiamo fare. Finisce il primo tempo, siamo in svantaggio contro la Spal. È veramente difficile bucare una difesa a 5. Devo pensare a qualcosa, un cambio modulo, forse un attaccante in più perché stiamo facendo fatica. Cambio un po' particolare, ho tolto Benali, ho messo dentro Braff, l'ho messo a fare la seconda punta accanto a Balotelli in sostanza. Vediamo un po' se si rivelerà una mossa azzeccata. Chiaramente così ci scopriamo di più dietro, però ragazzi stiamo perdendo, non è che mi devo coprire. Oh, sto qua non gli levi palla, attenzione alla spalca ancora in aria. Palla dietro, tiro, gol. Prendiamo gol veramente da stronzi. Questo è un gol da stronzi perché io sono, cioè, l'ho contrastato 50 volte il giocatore, non gli levano palla, non gliela levano. Io non so che cazzo inventarmi a sto punto, Gol di Proia, va bene. A un certo punto schizzo di testa, Calcio d'angolo. Cistana, ti prego, gol, godo. Cistana, dai. Palla in mezzo per Braff, l'avrebbe appoggiata. Forse c'è fallo di mano, sì. Fallo di mano, punizione per noi. Mariottide, per favore. Mariottide, per favore. Tiro di Balo, para il portiere, rimane lì. Ramoni, Balotelli, Saric. Braff in area, no, assolutamente no ragazzi. Non è possibile una roba del genere. Non è fottutamente possibile.
Cioè, ma come fa? Con quale tempo di reazione? C'è un centimetro tra lui e la palla. Ciciretti, palla in mezzo. Cistana di testa. La doppietta di Cistana. È 2-2. Cistana, bomber vero. 2-2. Sta succedendo di tutto in sta partita. Quasi come quella contro il Pisa. Di testa, ragazzi, è un mostro. 2-2. E ora mi guadagno un altro calcio d'angolo e mi fa la tripletta Cistana. Punizione. Punizione. Ci provo. Oddio, no, perché? Ci sta nel rovesciata, rischia di fare il 3-2. Finisce qua, 2-2. 2-2. Ci sta una migliore in campo, ragazzi. Doppietta, però pareggiamo. Le difese a 5 veramente sono troppo difficili da penetrare. Meno male, e meno male che c'è Cistana di testa, e meno male che sappiamo battere gli angoli. Allora, partita contro l'Ascoli, la prossima poi la simuliamo. Due cambi nella formazione titolare dentro Braff e Novak al posto di Saric e Tramoni. Per il resto giocano gli stessi, anche perché comunque hanno fatto bene. A livello difensivo, ragazzi, io sinceramente un gol, secondo me è colpa di Pinzoglio. L'altro gol, insomma, io ho provato in tutti i modi, secondo me il gioco ci ha messo un po' il suo zampino. Secondo me ci siamo. Sfida con l'Ascoli che tra l'altro... lo scorso anno, se vi ricordate, nella prima stagione ci ha veramente fatto bestemmiare, quindi andiamo in campo per Ascoli-Palermo. Inizia Ascoli-Palermo, sono già pronto a bestemmiare e spero che Cistana abbia ancora la vena del gol, mi farebbe piacere fargli fare altri gol da calcio d'angolo, speriamo. Azione meravigliosa, è libero Novak, Novak scarica, Ben Ali in area, Ben Ali! Ragazzi, questa azione qua è veramente da incorniciare, 1-0 per noi al sesto minuto. Si libera Balotelli, tiro di Balotelli col mancino, allora che cazzo è qua, 2-0, Mario Balotelli, gran gol, siamo partiti alla grande, decimo minuto, 2-0 per noi. Rivediamo un po' Balo qua come si libera, perché lo stanno soffrendo tantissimo, ho fatto due azioni, non l'hanno preso una mezza volta, il portiere qua ci ha messo del suo. Tiro strano, voglio rivederlo. Esterno sinistro, sì, qua il portiere ha spaperato. Va bene così, una volta loro, una volta noi, dai. Attenzione all'Ascoli in area. Dietro, Pinzoglio, para. Palla dietro ancora, bravissimo qua Nedelsiaru a coprire. E c'è fuori gioco. Attenzione, perdiamo una palla. Mendes, Pinzoglio. Ma in alcuni interventi è molto bravo Pinzoglio. Alcune volte svariona, non so come mai. Palla in mezzo, stavolta chiudiamo. E forse riusciamo anche a ripartire. Perché Ciciretti ha praticamente tutto il campo davanti. Io, ragazzi, non so che dire. Gol. 3-0, meno male. Ho avuto paura. Cioè, tutti quei metri per arrivare verso la porta ho avuto veramente paura. Il gol dell'ex. 3-0 per noi al 34esimo. Attenzione alla palla in mezzo. Pinzoglio addirittura rimane in piedi, ragazzi. Pinzoglio rimane in piedi. Andiamo a rivedere il gol dell'Ascoli. Palla dentro... Pinzoglio rimane in piedi. Finisce il primo tempo, siamo in vantaggio 3-1. Peccato per quel gol strano dove Pinzoglio è rimasto in piedi. Però non mi posso lamentare, dai. Allora, cambio strano, ho tolto Balotelli che era un po' stanco. Ho messo dentro Tramoni e Braff va a fare la prima punta. Vediamo un po' come andrà questa seconda parte di partita. Spero bene, visto che stiamo facendo bene. Però si parte male in questo secondo tempo perché sta attaccando l'Ascoli. Ben Ali, palla centrale verso Braff, un po' scucchiaiata. Braff ha tanto spazio, para il portiere. Calcio d'angolo, ancora su Cistana, che ragazzi è devastante. 4-1, Cistana di testa. Io non so quanti gol ha fatto finora, penso sia un gol in meno di Balotelli. Devastante veramente. Numero di Braff, doveva essere un altro tipo di giocata, ma va bene, abbiamo palla noi con Zanotti. Ciciretti. Novak, provaci anche te, palla alta. Ottimo inserimento di Jureskin, c'è un po' di spazio. Jureskin è stanchissimo, ragazzi. Ciciretti col mancino, questa volta para il portiere. Prestazione enorme da parte della squadra, vinciamo 4-1. Sì, ci ha aiutato un po' il loro portiere, ma va bene anche così, ragazzi. Ultima partita di oggi, Palermo-Cremonese, partita importante. Noi siamo a 17 punti, loro a 21, quindi siamo lì. Loro sono retrocessi dalla Serie A, il che è abbastanza preoccupante perché comunque hanno Fenajan, che è un ottimo giocatore, e anche Okereke, che mi preoccupa parecchio. Noi scendiamo in campo con la stessa formazione della scorsa partita, torna Saric titolare, l'unica differenza è quella. Andiamo a simulare la partita in maniera lenta, quindi ce la seguiremo così, andremo a vedere i gol, quelli che possiamo vedere. Non quelli che possiamo vedere, quelli che faremo, spero. E niente, andiamo a simulare. Se si metterà male, neanche a dirlo, entrerò in campo io, chiaramente. Spero vivamente di non dover entrare. Attenzione alla Cremonese in avanti, noi la chiudiamo bene. E adesso possiamo ripartire con Balotelli. Ben Ali, Balo
E c'è il gol di Balotelli, dai. 1-0 per noi, bene. Attenzione, 1-1 della Cremonese, proprio con una Fenagian. Mi immaginavo che questo colpisse. Cremonese in area, attenzione. Insoglio, gol. Okereke. Okay, gol di Okereke. I due che ho nominato, Balo. 2-2, Mario Balotelli. Sempre presente. Primo tempo concluso, 2-2. La doppietta di Balotelli ci tiene a galla. Iniziamo il secondo tempo sperando di non subire altri gol e di farne uno. Balotelli. E c'è la tripletta di Mario Balotelli, ragazzi. Devastante. 3-3, ragazzi. Ancora Fenagian. Io non ho parole. 4-3 di Ciciretti, ragazzi. Ma che sta succedendo? Attenzione alla Cremonese che avanza. Okereke che para Pinzoglio. Mancano 10 minuti. Attenzione ancora alla Cremonese. Palo. Mamma mia. Cioè, palo. Ho sentito il rumore del palo nelle cuffie, però non so se effettivamente abbia preso palo. Dai! Dai! Para il portiere. Angolo lo batto io. L'ultimo angolo lo batto io. Due di recupero. Questo me lo batto io. Va Ciciretti. Cistana stavolta non arriva. Due di recupero. Dai che è finita. E finisce qua. Palermo 4, Cremonese 3. Partita simulata dove Balotelli ha messo una tripletta. Sta veramente spaccando il culo. Non possiamo veramente non vincere il campionato quest'anno. Allora ragazzi, direi che per questo episodio è tutto. Siamo al 7° posto in campionato. Diciamo che possiamo far meglio, però stiamo recuperando. Siamo a meno 12 dalla prima posizione. Il lato positivo è che per ora abbiamo perso solo 2 partite, facendo poi i conti. Quindi si può recuperare tranquillamente. Giusto per curiosità, sono andato a vedere la classifica cannonieri e Balotelli effettivamente è primo con 10 gol in 12 partite. Sta facendo veramente una gran stagione, meno male. Ciciretti, grazie agli assist verso Cistana che li capitalizza tutti, è a 7 assist in 12 partite. Bene, la stagione sta cambiando, sta svoltando, sta andando nella direzione giusta. Io ragazzi vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. E vi ricordo comunque, se siete arrivati fin qua e se siete nuovi, di iscrivervi, di lasciare un like e soprattutto passate dalla descrizione, dal primo commento del mio di questo video, dove troverete il link per scaricare l'applicazione di numero 10. Se volete supportarmi, scaricatela dal mio link. Ci vediamo quindi nel prossimo video.